schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one who is the schizophrenic psycho. She lays down on the fresh lawn. She can make everything magical, but she died one on big time, and it makes me wanna rewind to back in the days when we were young, when everything. Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do, that's alright. That's alright. Eccoci qua con Marco Sampei, che oggi ci racconterà come hanno affrontato loro questo viaggio in compagnia delle loro moto e insieme anche al nostro operatore. Ciao Marco. Ciao. Niente, ci siamo ritrovati al Top Fuel, che per ora è il nostro punto di ritrovo. Abbiamo fatto, diciamo, ci siamo rinfrescati con una birra, abbiamo aspettato l'ora della partenza e siamo partiti. Abbiamo fatto Marina di Carrara, siamo andati fino a Fos di Novo. Poi c'è stato un piccolo intoppo con una nostra compagna, è caduta, però fortunatamente non si è fatta niente. Abbiamo fatto tutto il giro delle cave, molto bello, suggestivo, al tramonto, e siamo venuti qui a Carrara in questa piazza. Abbiamo fatto la pericena lì in quel locale là, che non mi ricordo il nome. Ok, però vedo che siccome in giro c'è sempre tanta gente che deve mangiare, a questo punto ti faccio un saluto a tutti i nostri amici e ci vediamo dopo. Con il suo staff che ha organizzato questa bellissima giornata che ricordiamo essere al primo evento, alla prima edizione. Ciao Luca, ci vuoi spiegare un attimino oggi come avete vissuto questa prima edizione e anche voi come siete riusciti a organizzarla, visto che siete un gruppo che mi avevi detto che insomma ha questa fortissima passione per le moto? Sì, vabbè, la passione quella è innata dentro di noi indipendentemente da ciò che portiamo scritto sulle spalle. Niente, l'idea è stata accolta con un grande entusiasmo da parte nostra e grazie anche alla città di Carrara, così per sintetizzare quali sono state le nostre esperienze passate. Noi veniamo come dealership di uno dei chapter della Toscana.
a testimonianza del fatto che non conta tanto cosa portiamo scritto sulle spalle, ma contano le persone che vivono questa passione. E niente, il chapter nostro nuovo è veramente veramente giovane, perché sono circa 4 mesi che siamo operativi. E siamo appunto un chapter internazionale che possiamo svolgere tutte le attività di un chapter nazionale, quindi possiamo fare iscrizioni, possiamo vivere la nostra passione così nel migliore dei modi che a noi fa piacere. E colgo l'occasione anche per ringraziare voi che avete dato l'opportunità di vivere insieme questa esperienza. E speriamo di ritrovarvi anche il prossimo anno. Lo speriamo anche noi. Magari ancora più numerosi. E non avremmo mai pensato proprio di avere oggi così tanta gente. Perché abbiamo proprio percepito l'unione, che l'affetto che ci è stato trasmesso da chi oggi era proprio noi. Perché noi qua, a partire da Marco, da Gianni, da Andrea, da Federico, abbiamo vissuto una grossa esperienza in passato, mettendoci non soltanto la faccia, ma le famiglie, vivendola al 100%. E quindi alla fine vuol dire che questo modo di vivere questa passione ci dà ragione. Per cui ci vediamo più su. You got me running, you got me hiding, you got me run, hide, hide, run, any way you want, let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. E qui siamo nella piazza alberica di Carrara e sono in compagnia di Walter, che ci dà testimonianza che i bikers non sono solo locali, ma vengono anche da lontano. Ciao Walter. Ciao. Ciao. Ci vuoi spiegare un attimino il percorso che hai fatto e come mai oggi sei qua con noi? Ma io sono nato qua, in questa bellissima città. Vivo però a Milano da 44 anni. E loro sono tutti amici, quelli che hanno organizzato questo giro. Quindi è stato piacevole unirmi a loro e venire a ritrovare i luoghi dove ho vissuto da ragazzo. E così ha unito, diciamo, un po' l'utile al dilettevole. Rivedere gli amici, rivedere anche parenti, ovviamente, divertirmi un po' al mare. Certo, e siccome questa è la prima edizione, abbiamo detto, come prima edizione, come un giudizio personale, come può dircelo a lui? Ma dire che nonostante il caldo è stato piacevole, perché siamo partiti a un'ora che ormai alle 7, quindi il caldo non c'era più, e abbiamo fatto un giro abbastanza bello, quindi abbiamo fatto delle strade bellissime con dei panorami splendidi, perché abbiamo visto il mare da lontano, poi dalle cave, quindi per chi non è di qua, che viene da altre parti, non è nato qua, penso che vedere quei luoghi sia una cosa bellissima. Insomma. Certo, perché io questo... Io direi che promuovo questo giro, essendo il primo. Adesso dal secondo mi aspetto qualcosa di più, quindi saranno gli organizzatori che dovranno preoccuparsi per farci stare sempre meglio, ovviamente. E adesso però io ho una curiosità, ma perché hai questo nome, Tex? Beh, ti spiego. Io sono uno dei primi fondatori del Milano Chapter, quindi credo che in Italia siamo rimasti in pochi, 7, 8, 9, che frequentiamo ancora questo mondo, che siamo i fondatori, quindi sono sicuramente uno fra i più vecchi biker su Andrea. Porca la moto, ce l'hai bianca, c'è anche quel muro lì. You got me doing what you want me, baby, what you want me. È stato fondato nel 1990, in quei tempi vi era Carlo Talamo, che era l'Harley Italia, era lui l'importatore in esclusiva. È stato un personaggio che ha creato molto in Italia, e il successo dell'Harley Davidson lo si deve a lui. Era un uomo sicuramente marketing oriented in un modo sfacciato, direi,
molto, molto caratteristico come tipo, perché era un personaggio. È stato un grande amico per me, come per moltissimi arleisti. Ovviamente noi abbiamo vissuto insieme in moto, ovviamente, mi riferisco al mondo delle moto, fino a che non è morto, ed è morto qui da queste parti, qui a Forte dei Marmi in autostrada, cadendo con un Triumph che aveva fra l'altro disegnato lui. Quindi per noi biker è stato una perdita incredibile, perché in quel momento ci è mancato un mondo, ci è mancato un riferimento, ci è mancato il personaggio che ci dava anche suggerimenti, aiuti, uno che ci insegnava anche ad andare in moto, perché era un motociclista eccezionale su Harley Davidson, che sono moto che non è facile guidare. Ora se si va piano a 30 all'ora va benissimo, quando si cominciano a passare 150 diventano un problema, quindi ci ha insegnato molto. Io questo ricordo lo faccio volentieri, perché sono stato suo amico. Sono stato con lui nel direttivo del Milano Chapter, quando a un certo punto è stato lui il presidente, e quindi è un ricordo bellissimo, e penso che faccia questo omaggio vale per tutti i biker d'Italia che lo ricordano come me, almeno quelli che hanno la mia età, che l'hanno conosciuto. Il nome Tex viene appunto da questo ricordo. Noi in questo chapter abbiamo un gruppo, oggi, ormai da qualche anno, da circa 6 anni, abbiamo un gruppo che si chiamano i senatori, che sono i vecchi. I fondatori del chapter, qualcun altro che si è aggiunto qualche anno dopo, ma sono i vecchi. Oggi il chapter è fatto di quasi 500 persone, quindi è una marea di gente, che è fatto da ragazzini, da grandi, nei quali ci si riconoscono moltissime persone. Noi all'interno abbiamo fatto un punto di riferimento, cioè se persone come noi, che hanno più di 65 anni e sono qui da 20 anni e più, hanno ancora voglia di andare in moto, vuol dire che probabilmente questo mondo, questo charter, ha qualcosa da dire ancora, no? Ai biker. All'interno quindi di questo gruppo si chiamano i senatori, e ognuno ha un soprannome. Io, siccome sono un po' il più scavezzacollo, se vuoi, poi anche un animatore, mi devono tenere a freno, insomma, i miei amici. Allora il soprannome Tex viene da lì. Poi abbiamo un altro che si chiama Kit Carson, un altro che si chiama Doppio Room, insomma, abbiamo dei personaggi bellissimi, che appunto ricordiamo questi personaggi dei fumetti, giusto per divertirci, per dire ancora siamo ragazzini, pur avendo l'età ormai sorpassata per essere ragazzini. Bene, complimenti. Dal Centro Palestra, e sono qua con Lorenzo, che ci racconterà in breve questa giornata, come l'hanno vissuta. Ciao Lorenzo. Ciao, guarda, per me è stata un'esperienza nuovissima, perché mi sono trovato da 2 anni dentro il gruppo Harley Davidson e abbiamo fatto una giornata fantastica. Ci siamo ritrovati qua al Centro Palestra insieme all'amico Gianluca Nerbi e ci siamo veramente divertiti. Per me è stata una cosa fantastica, spero di non mollare mai questo gruppo Harley Davidson, perché è una cosa meravigliosa. Grazie mille. Racconteranno il loro punto di vista, al femminile chiaramente, di questa esperienza e di questa giornata. Ciao Antonella. Ciao. Ma per me è stata una bellissima esperienza, un gran bel giro, soprattutto perché per me era il primo run, quindi da neofita, bello.
Bellissimo, ho capito anche che siete andate in questi paesaggi veramente mozzafiato, vero? Sì, veramente, poi il tratto su verso le cave con le gallerie, molto bello, bello, bello davvero, emozionante. Benissimo, e allora ora sono qua con Mirella che invece da esperta mi racconterà cosa vuol dire essere una bikers. Allora, essere bikers è una cosa che ti senti dentro. Io fin da ragazzina ho sempre amato le moto. Il mio sogno è sempre stata l'Harley, ho iniziato con altre marche fino a coronare questo sogno. Il giro, l'ha già detto l'Antonella, è stato veramente spettacolare in mezzo alle cave e molto emozionante, giusto appunto come ha detto. Bene, e allora questo tocco al femminile ci voleva e noi continuiamo con il nostro giro. Not midnight creeping on my babe, two little babies on my babe. My babe, I know she'll love me, my babe. Oh yes, I know she'll love me, my babe. Oh yes, I know she'll love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my babe. La specialità della casa stasera? È lardo. Lardo, lardo e? Lardo, salame. Vedo che la gente è molto interessata, ma ora quasi quasi arrivo anch'io a prendere qualcosa. Il giro è stato impegnativo, ma carino in effetti. Lo rifarei. Suggestivo per le cave di Carrara. Un saluto da Livorno. Ciao. Ciao. Allora, ciao, sono Gian Piero, vengo da Livorno. Sono venuto in questo bellissimo posto con la mia compagna Carla. Invitato da un amico di queste parti, abbiamo visto dei bellissimi posti come le cave di marmo e soprattutto mi è piaciuta quella strada che ha attraversato praticamente la montagna. È stata un'esperienza veramente, veramente unica. Ringrazio gli amici che hanno organizzato questo bellissimo run e ora me ne ritorno a Livorno. Chicago. Leggenda dovrebbe bere il Jack Daniel, però a me non è che piaccia molto Jack Daniel, preferisco ma gin lemon, gin tonic, vodka lemon, vodka tonic. I biker sono gente semplice, non è vero? 62 is 8, come on baby don't you make me late. Ciao da Katiuscia e Alessio, grazie di tutto, è stata una giornata stupenda. Back to the same old place. Sweet home, Chicago. Un saluto dal Dubai Chapter.
Ci siamo divertiti oggi, eh? Vero? Sì, sì, assolutamente. Sì, sì. Giornata meravigliosa, veramente. Là per le cave è stata una cosa fantastica. Ce la siamo cavata bene. Grazie Luca, sei stato un grande, organizzato benissimo. Alla prossima. Aspettiamo l'anno prossimo. E anche Gianni. E anche Gianni, ringraziamo. Questo è il nuovo arrivato. Sì, sì, tutto, sì, arrivato, io sì, sono di primo pelo, si vede. Ciao a tutti. Ciao a tutti, da DJ Fantocci, in realtà il mio nome è Fantozzi, però mi vergogno un po' alla Villaggio. Allora, comunque grande festa, grande serata qui a Carrara, io sono Di Luca, non mi picchiatemi, comunque grande serata, grande musica, grande gente, grande Harley, grande negozio, grande mangiare, grande Sky. Ciao, noi veniamo da Montecatini, è stata un'esperienza stupenda, non abbiamo trovato un gruppo ma abbiamo trovato una famiglia col chapter del Dubai. Siamo stati molto fortunati e siamo molto felici di essere qui stasera. Siamo giunti al termine di questa giornata veramente molto emozionante. I nostri amici ce l'hanno promesso per la seconda edizione di fare cose spettacolari. Noi ci crediamo e ci vediamo il prossimo anno. Ciao! Maybe I'm the one who is the schizophrenic psycho.